Adesso con questo tutorial vi spiegherò come scaricare il LoopyBot. Innanzitutto aprire Google e digitare il sito, il mio blog, Loopyville. A questo punto aprire il blog è composto da questo menu a tendina, in cui c'è la home, il blog, dove ci sono i contatti, le privacy, il gruppo, la pagina, Facebook, foto, Loopy, Twitter, i giochi online, sono i giochi che sono presenti online sul blog, la cucina divisa in primi piatti, secondi piatti, sempre presente sul blog, i link utili dove potete trovare Vigilio, Cityville, MSN, Directa, Dolor Video, e l'archivio Windows. Ci ho messo alcune utility, anche qui Jet Engine, WinRAR, WinZip, smartphone, qui sono tutti per quanto riguarda il telefonino. Il diario Cityville è la parte principale del blog, dove è situata tutti gli obiettivi e i video, diciamo, del blog di Cityville. Infatti qui vedete l'access, ci sono spiegazioni, siti XP, reputazione, espansione, eccetera, eccetera. Qui sono i video, qui è la home e qui sono i video. Qui alla tua city io metto le decorazioni, poi qui alcune Loopybot, dove c'è la spiegazione, plugin, manuale, Facebook, Facebook, questo qui, ci sono le spiegazioni, alcune cose che io pubblico. E poi è stata aggiunta questa voce di Natale 2013, in cui trovate i cappellini, eccetera, eccetera. A me quello che interessa è LoopyBot, che noi lo troviamo in questa home o sul lato destro del blog. Eccolo qui, LoopyBot. Quindi noi potremmo digitare o direttamente da qui o da sotto. Quindi decidiamo da qui, LoopyBot. Ecco qui. A questo punto si apre la nostra pagina Loopybot, dove procediamo per scaricarlo. Si clicca, questo è collegato su Mediafire, che è un programma di archivio dati ed è online ed è gratuito. Ecco, noi procediamo con download. Notate, indica che mancano circa 6 minuti. Se cliccate qui fate mostra nella cartella, vedete il Loopybot a che punto si trova. Una volta scaricato il Loopybot, noi lo dovremmo decomprimere. Se lo vedete, il suo è un formato WinZip o WinRAR. WinZip e WinRAR sono due compattatori. Io uso il WinRAR, che tra l'altro sono uguali. Ok, a questo punto, dopo che lui si è scaricato, ecco il nostro Loopybot. Con un doppio clic si scompatta, e vedremo. Basta semplicemente prenderlo e trascinarlo sul desktop. Infatti vedete, i file si passano sul desktop. Sono piccole operazioni semplici, ma vedendolo con il video e ammirando il video è molto semplice. All'inizio sembra difficile, comunque questo l'ha fatto ogni qualvolta viene aggiornato il bot, che non è un aggiornamento, non viene fatto sempre questo aggiornamento, ma una volta al mese va fatto, anche perché escono plugin nuovi, spiegazioni nuove, eccetera, eccetera. Ecco il nostro bot. A questo punto un doppio clic e si apre la finestra. Se la cartella, in questa cartella potete notare l'unica icona a colori, ma se voi leggete c'è scritta applicazione, questa serve per la partenza del bot. Dandoci un doppio clic e dando l'autorizzazione, ecco il bot che è pronto all'uso. Si clicca start e va inserito in questi due spazietti qui l'email e la password, ed il gioco è fatto. Buon lavoro.